Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. In questo nuovo video faremo una lettura angelica valida questa volta per 15 giorni, ok? Quindi a partire dal 6, domenica 6 a domenica 20 febbraio 2022, quindi valida per 15 giorni. Come la volta scorsa, andremo a creare tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. E voi andrete a scegliere durante la preghiera di protezione qual è la lettura più giusta per voi e per il vostro massimo bene. Volevo invitare i miei cari amici di YouTube, care amiche di YouTube, presto, quindi non so se domani o nei prossimi giorni pubblicherò un video dove vi chiederò di rispondere a un sondaggio per quanto riguarda un servizio da me offerto. Ho bisogno del vostro contributo. Vi sarà un omaggio per voi. Selezionerò tre persone. Devo riuscire a raggiungere almeno 250 persone che rispondono al sondaggio. Mi fareste veramente un favore enorme. È una ricerca di mercato e io offrirò a tre persone selezionate da me, farò a sorte, offrirò una sessione di mezz'ora gratuita di logo healing. Il tema è proprio logo healing. Ho intenzione di sviluppare un nuovo programma di coaching per coloro che vogliono imparare questo meraviglioso lavoro per aiutare se stessi e aiutare le altre persone, quindi diventare coach energetici. Ok, quindi chiusa la parentesi, spero che possiate accogliere il mio prossimo video e rispondere al sondaggio. Ci vogliono 3 minuti, ok? Vi ringrazio e ora possiamo iniziare con la nostra lettura angelica. Prima di tutto facciamo una preghiera di protezione. Quindi uso mettere le carte, per chi non mi conosce, vicino al mio cuore, vicino al mio petto, e iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono, mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutta la coscienza micaelica, gli angeli di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica. Vi chiedo di tagliare le corde di paura basate sull'ego tra me e tutte le persone coinvolte, che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Chiedo la purificazione della mia energia, delle carte, del luogo in cui mi trovo e vi chiedo di fare la stessa cosa per ogni persona che mi sta ascoltando. Vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci con amore a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione, e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce e all'amore, vada al di fuori di noi, alla luce di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, primo gruppo. Attrai, non inseguire. Abbiamo gli angeli dell'abbondanza, anche le carte delle fate di Dorin Virtù, sempre con l'aiuto dell'Arcangelo Michele e dei nostri angeli. Sono stampate da My Life in Italia, devo dirlo, perché le sto utilizzando. E mi hanno detto di dirlo. Allora,
una nuova opportunità, ok? Quindi questo è per il primo gruppo, quindi spero che durante la preghiera abbiate scelto il vostro gruppo di appartenenza, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Se non l'avete fatto, mettete la mano nel vostro cuore, chiedete guida, assistenza agli angeli e gli angeli vi aiuteranno a prendere una decisione su quale gruppo scegliere, ok? Le relazioni. Ok, quindi questo è il gruppo A. Ora andiamo a vedere il gruppo B. Creatività. Eccola qui, è uscita da sola. Abbiamo la carta natura, connettersi con la natura. Eh beh, certo, per stimolare, per agevolare anche la creatività è importante. Poi andremo a vedere nello specifico, ci mancherebbe altro. Ok, chakra del cuore. Ecco, questo gruppo B è molto interessante. Vediamo un po' il gruppo C. Tutti i gruppi sono interessanti, ci mancherebbe altro. Abbiamo consumatore consapevole. Vediamo un po'. Rispetta i tuoi veri sentimenti. E ora vediamo il terzo gruppo. Stanno uscendo tutte le carte dal mazzo. Eccola qui, è caduta, vediamo un po'. Sognare ad occhi aperti. Ora vediamo un po'. Ha a che vedere anche con la manifestazione. Allora, iniziamo col primo gruppo. La carta di attrarre, non inseguire. Allora, ci sono persone che hanno degli obiettivi tra questo gruppo, molto probabilmente hai degli obiettivi molto chiari e precisi di quello che vuoi ottenere, di quello che vuoi raggiungere, però diciamo che hai poca pazienza di aspettare cioè quello che è, quelli che sono le tempistiche divine, i tempi divini, va bene? Dietro le quinte c'è un team di angeli, dice l'arcangelo Michele, che stanno lavorando veramente per aiutarti a manifestare i tuoi sogni, però non devi inseguire, non devi creare. Come dire, non devi mettere ego in questo processo, di manifestazione, non devi imporre la venuta di un determinato risultato, non devi mettere controllo, ecco, questa è la parola giusta, va bene? Perché queste sono le paure che ti portano a inseguire un obiettivo, ad esempio quando un uomo vuole a tutti i costi una donna o quando un leader, un imprenditore vuole un risultato immediato e come vuole lui e come dice lui. Invece no, gli angeli e l'arcangelo Michele dice che bisogna rimanere aperti, va bene, ok? Attrarre è un'altra cosa. Attrarre significa essere magnetico, vuol dire essere carismatico, vuol dire che tu sei già nell'energia di quello che vuoi ottenere, di quello che vuoi raggiungere e il tuo massimo bene si manifesterà a te nei tempi giusti, nel momento giusto e nel modo giusto. Bisogna avere anche la cosiddetta fede e fiducia, anche una grande dose di gratitudine, una grande dose di gioia nel cuore per quello che abbiamo già, per chi siamo noi veramente, e avere fiducia che Dio non ha nessun motivo per non aiutarti nella manifestazione dei tuoi sogni, laddove naturalmente tu hai anche il rispetto rispetto per Dio e per gli angeli, anche per le persone coinvolte. Quindi non, quando si tratta, ad esempio, di attrarre una specifica persona o una cosa specifica nella vostra vita, se riguarda il libero arbitrio delle altre persone, voi non potete imporre la vostra volontà e mettere il vostro controllo, perché non stiamo creando atti magici, noi stiamo pregando per Dio, l'amore divino e gli angeli per aiutarci a manifestare
manifestare quello che è meglio per noi. Se una cosa non è meglio per noi, arriverà qualcosa di meglio. Tanto è vero che nelle preghiere io metto sempre: se c'è di meglio, accetto il meglio per me, non vado a imporre la mia volontà, va bene? Quando riguarda gli altri, quando riguarda me stesso, devo solo avere un pochino di pazienza e tutto arriverà nel momento giusto. Una nuova opportunità è alle porte, quindi assolutamente si stanno aprendo le porte davanti a te, una nuova opportunità lavorativa, una nuova casa, una nuova città, un nuovo viaggio di lavoro, qualcosa di nuovo e di grande, di molto grande si sta aprendo dinanzi a te, un progetto che sta iniziando a raccogliere i frutti e molto presto vedrai dei grandi risultati. Assolutamente, questa è una carta vincente, quindi ritornando al discorso precedente, abbi fede e fiducia che tutto sta andando come deve andare. Un altro aspetto della tua vita che devi curare sono le relazioni. Allora, prima di tutto, la relazione in primis che tu devi curare è la relazione che hai con te stessa, con te stesso, quindi amare, onorare, rispettare chi tu sei veramente, quindi veramente sentirti anche meritevole, sentirti degno, degna di ricevere ciò che è più giusto per te nella tua vita, va bene? Diciamo che è venuto anche il momento di mettere equilibrio nelle relazioni, di tagliare le corde con ciò che non serve il tuo massimo bene e aprire le porte a nuove relazioni, a nuove persone che possono essere più compatibili. Questa nuova opportunità è possibile che ti possa voler significare una nuova attività, sicuramente un qualcosa, una nuova opportunità nella carriera, molto probabile, ma anche nelle relazioni, quindi nuove persone più in sintonia, più in risonanza con te. Però è importante portare la tua energia a un livello di equilibrio, riportare equilibrio nella tua vita, va bene? In tutti i livelli è molto importante fare questo, ok? Bene, adesso passiamo al secondo gruppo. Allora, c'è un invito veramente a uscire nella natura, diciamo che la natura ti aiuta a guarire, è un momento in cui devi uscire dal caos, devi centrarti, devi radicarti, devi trovare equilibrio e la natura è il posto migliore dove tu puoi andare, dove puoi trovare la pace, la serenità e puoi sentirti in equilibrio, lasciando andare il caos che porta la vita mondana, che porta il tuo magari anche la vita frenetica lavorativa, i pensieri, le preoccupazioni. Esci dal caos, vai nella natura, immergiti nella natura. Diciamo che questo ti consentirà di trovare la pace, l'equilibrio e ti consentirà di connetterti con la creatività. Diciamo, questo è un periodo molto creativo della tua vita, ma hai bisogno di portare le tue idee creative, però devi essere in un livello di pace, di armonia, di equilibrio e questo ti consentirà di avere sempre più idee creative e di metterle in atto, quindi di portare le tue intuizioni, le tue idee, la tua creatività, di creare materialmente, concretamente quello che senti dentro come un vulcano, come qualcosa che vuole uscire all'esterno, che vuole essere espresso, la tua espressione creativa, che sia la pittura, il canto, scrivere, disegnare, fare un sito, parlare, mostrare le tue idee, le tue capacità al mondo intero, perché è proprio venuto il momento di fare questo. C'è una grande apertura nel tuo cuore, il chakra del tuo cuore è aperto, si sta aprendo, ecco che queste intuizioni, queste idee, questa voce interiore ti sta parlando anche attraverso il tuo sentire, il tuo modo di vedere, il tuo modo di percepire la creatività, e questo è perché il tuo cuore vuole guarire, sta guarendo, in alcuni casi è guarito, e vuole quel chakra del cuore ti sta parlando, ti sta dicendo che la via è questa, che la strada è quella giusta, che la strada del cuore è
quella giusta e non devi avere nessun dubbio, non devi avere nessun ripensamento. Alle volte ci sono degli ostacoli, delle situazioni bloccanti, non preoccuparti, continua a portare le tue idee creative all'esterno e questo ti porterà al successo, ti porterà a vincere, perché sei un'anima vincente, perché sei venuto sulla terra, sei venuta sulla terra per vincere, anima infinita. Ok, bene, abbiamo il terzo gruppo, consumatore consapevole. L'invito degli angeli è quello di spendere i vostri soldi in questo momento, proprio perché anche risparmiare fa parte dell'abbondanza, perché se noi spendiamo tutti i soldi che guadagniamo, poi magari in un momento di difficoltà possiamo non riuscire ad affrontare certe situazioni. Quindi spendere i soldi in maniera consapevole significa risparmiare una parte del denaro che abbiamo, ma anche investirlo in qualità, perché alle volte vogliamo spendere meno e prendiamo cose di bassa qualità. Ad esempio, l'Arcangelo Michele dice: è importante che tu investi nella tua formazione, nella tua crescita personale, e lì non devi risparmiare, lì devi trovare la qualità, e la qualità si paga, perché poi tu tutte queste informazioni e questa grande crescita personale e spirituale la potrai portare fuori, la potrai esternare, potrai aiutare le altre persone, perché questa è la tua chiamata in tutti i livelli in cui tu sei chiamato per aiutare gli altri. Quindi non risparmiare sulla qualità, risparmia sulle fesserie, risparmia sulle cose che non ti servono, le cose superficiali e inutili. Va bene. Poi, da consumatore consapevole, scegli di investire magari in prodotti biologici, mangiare del cibo più sano, lasciare andare le cose di scarsa qualità, laddove non puoi, magari vai da un ortolano che produce cibi sani con poche sostanze chimiche, possibilmente con nessuna sostanza chimica. Non è importante il bollo, il marchio biologico, importante è mangiare cibo sano e nutriente, quindi investire nella nostra salute, quindi nella salute della nostra mente, delle nostre emozioni e del nostro corpo, delle nostre cellule. Quindi consumare consapevolmente, va bene? Questo è un aspetto dell'abbondanza. Essere tirchi, essere avari non serve a niente. Quando si ha poco, si investe quel poco che si ha in cose valide, perché quando investiamo in qualità, poi arriva altra abbondanza. Questo è un piccolo segreto dell'abbondanza, va bene? Rispetta i tuoi veri sentimenti, perché la tua anima sta cercando di parlarti. Alle volte ci sono delle persone che vogliono metterti in testa cose che non appartengono al tuo modo di essere, al tuo modo di pensare, non permettere a niente, a nessuno di importi di fare quello che tu non vuoi fare. Rispetta i tuoi sentimenti. Se il tuo sentire ti dice che la tua strada è un'altra, la tua strada è un'altra. Oppure, se i tuoi sentimenti ti stanno dicendo guarda che questa è la via, smettila di non ascoltare, perché se tu smetti di ascoltare la tua anima, poi ti crea stress psicofisico, non capisci più quando l'anima parla e quando invece è la mente che mente, entri in confusione, in conflitto e addirittura si può scatenare la malattia. Quindi non hai bisogno di questo, hai bisogno di meditare un po' di più, hai bisogno di sognare ad occhi aperti, ma il senso e il significato di questa carta è: visualizza ciò che desideri, visualizzati nel successo, visualizzati che stai facendo quello che vuoi fare, che stai godendo della vita, che stai andando bene nel lavoro, che hai una relazione meravigliosa. Immaginati come vuoi essere. Sognare ad occhi aperti, come facevano i bambini, come facevi da bambino. Da bambino, molto probabilmente, tutto quello che immaginavi riuscivi a realizzarlo, perché non avevi filtri, non avevi blocchi, non avevi paura di creare, di essere creativo e di immaginare. È venuto il momento di immaginare ciò che vuoi veramente, ok? E questo, diciamo, è quello che poi scatena anche il processo creativo, nuove idee, nuove iniziative, e nuovo modo di vivere, nuovo modo di vedere la vita, nuovo modo di creare, di agire in una specifica direzione, dove in questo momento sei in una fase di un po' di confusione, ok?
Bene, anime infinite, io sono felice di aver fatto questa lettura angelica, spero che mi aiutate col sondaggio, ripeto, lo pubblicherò il video del sondaggio domani o in questi giorni e il sondaggio si troverà in un link sotto il video, non in questo, ma nel prossimo che andrò a pubblicare, va bene? Spero che mi aiutiate veramente, ripeto, ci saranno 3 sessioni in omaggio di Logos. In ogni sessione della durata di mezz'ora per farvi provare veramente il potere di questo lavoro straordinario di trasformazione incredibile che vi può dare diciamo in tutti gli aspetti della vostra vita. Se siete interessati a lavorare con me con Logos Healing nel coaching per fare un percorso diciamo che può essere avanzato o completo per sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta impedendo di essere chi voi siete veramente, tutto ciò che vi sta impedendo di essere in equilibrio, tutto ciò che vi state portando addirittura dall'infanzia, cose che non riuscite a superare con Logos Healing è possibile. Io facilito questo lavoro straordinario e le persone stanno avendo e hanno sempre dei risultati e delle trasformazioni immediate, durature e permanenti, ok? Volevo ricordarvi, mi occupo anche di facilitare la guarigione negli altri con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta e facilito la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce. Per chi è interessato a imparare questo lavoro di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, diventare quindi operatore e facilitatore di guarigione, io farò questa masterclass, questo webinar, lo faremo da casa al computer, durerà 2 giorni, un weekend, va bene? Lo faremo praticamente il 16 e il 17 aprile 2022, quindi prendete carta e penna, 16-17 aprile 2022. Se siete interessati, non esitate a contattarmi e vi darò maggiori informazioni. Io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao, a presto!